Felice d'agresso, figli della me. Ragazzi, piccola cosa. Ciao Fede, scusa se non ti ho salutato. Ciao. Sto indossando la mascherina perché sotto non ho la barba. E non se... c'è frega ma questi guardano solo la barba, poi commentano solo sulla barba. Io la tolgo, mi raccomando, sì. Non mi rompete i coglioni, va bene? Vede che ormai vive in terrazzo da un mese, da quando l'abbia lasciato lì. Sì, sì, si sta idratando. Guardalo. Però, vedi che sì, si idrata. Molto idratato. Buongiorno Fede. Buongiorno, quindi non posso fare commenti sul fatto che... sei sbarbato, è cattivissimo, esatto. Però. Senza sì, le merde, io mi dissocio. Ragazzi... un po' Mr. Potato, sai quello di Toy sì, Story? Sì, Potato. Guarda, io avevo sì, pensato... gli stacchi il naso. Sembra un po' una Lex Luthor lesbica. Dai, no. dai, quando finiamo di fare le battute sulla mia sessualità e la mia barba, possiamo cominciare, che dite? Va bene. No, stavo dicendo che io avevo pensato di mettermi a produrre e fare Greg Will, Frada Willen non dormire, però Frada un po' difficile, Frada Willen. Ragazzi, allora, buongiorno Fede, tanta gente mi ha chiesto di invitarti appunto a parlare del nuovo pezzo, io non l'ho ancora sentito e ho cercato di... non è vero, di... non te l'ha chiesto nessuno. Te lo giuro su mia madre, tantissima sì. Gente. Ah, ma figata. È perché non si aspettavano probabilmente la svolta che c'è stata all'interno. Posso dirti una cosa? Cioè, con questa roba qua che hai fatto del tornare al rap, hai smosso le coscienze di tutti i ragazzini che dicevano di ascoltare rap e facevano finta di non ascoltare Fedez. Ho trovato su Facebook, sui post... Sì, però aspetta, andiamoci con questo manifesto del tornare al rap. Manifesto? Ho rappato in una strofa, raga. Ma poi che palle, cioè, ma posso dire, ma... Però, musica, raga. Però a livello di marketing. Ma che marketing? Ma no, ma a livello. Un pezzo. No, raga, no. Allora, ascoltatemi. A livello di marketing è geniale il fatto che tutti quanti, fino a ieri, si odiava Fedez. Oggi torna a rappare facendo sentire una roba che faceva anni fa. Porca. Non l'hai io non l'ho ancora sentita, sto facendo. E allora, sta dicendo quello che ha letto nell'internet. Ho fatto un remix dei Luna Pop. Vabbè, che comunque. Sa, andiamo a sentirci. Oh, 50 Special era più hip hop di metà della roba che usciva in quel momento, Ma raga, parlava di strada. Di grande, ragazzi. Sì. Possiamo ascoltare. Assomiglia un po' a un pollice. Fada, assomiglia un coglione. Andiamo. Dai, aspetta. 3, 2, 1. Metti play. Vai. Wow. Computer grafica, CGI. Ma, quindi questi 4 quarti, cassa dritta. Mi fanno le foto mentre muoio. Wow. Ma sto melodico. Cazzo è Final Fantasy 21? Problemi con tutti. Ed è subito hit dell'estate che non avremo. Wow, vabbè, ma sta roba nuova. Tra l'altro, quarantena video è l'unico che ha fatto un video. Cazzo comanda. No, il pezzo tira, c'ha un bel tiro, Ti voglio parlare un secondo di Feels, perché sarà il beat, sarà il modo di cantare cambiato da quello che stavo sentendo negli ultimi pezzi. Mi fa veramente vivere una sorta di estate, una sorta di malinconia estiva. Porca puttana. Suona il pezzo, Fede. Suona davvero. Però guarda che non è ragionato sull'estate, cioè, no, non era è... solo. Beh, perché siamo però... abituati che quel tipo di house così è associata subito alla discoteca estiva, capito? Sì, a me è piaciuto meschiare le. Cioè, ci sono un sacco di contaminazioni. Sì. E poi sono scimmiatissimo con gli anni 80, tutti quei suoni, sia italiana che internazionale. Infatti, la produzione, il tiro, adesso dirò una. Però mi ha ricordato tantissimo il pezzo Around the World. Non so perché, forse sì, il suono. Se vuoi un riferimento contemporaneo, cioè è un po' il sound The Weeknd. Sì, bravo, non ci avevo pensato a The Weeknd, bravo. E poi è solo, cioè in realtà è come se fosse 3 brani diversi in uno, capito? Infatti, inizi con la rappata, con la cassa dritta, esatto. poi parte l'anni 80 e poi c'è... Non so cos'è la seconda cosa. Okay. Cioè, il bello, ovviamente, poi, sai, quello che fate voi è definire le cose, no? Sì. Cioè, uno che le fa non sta lì a pensare a cosa. No, anche perché tu scrivi a flusso. Ovviamente io, che lo ascolto e ascolto migliaia di altri pezzi, esatto, al giorno, faccio delle associazioni. Esatto. Ti posso dire che, vabbè, a parte il suono molto interessante, la prima parte... mi ha ricordato tantissimo Salmo sulla cassa dritta, anche su alcune rime che hai fatto. Però capisco, però avendo sentito anche il pezzo di Danti l'altro giorno, con Carboni, quando ha provato a rappare col timbro un pochettino più basso, il timbro di Salmo lo ricorda. Quindi, cioè, a questo perché punto ormai dire sta che... spicherando tanto su quell'house lì, e quindi va bene. Beh, ragazzi, io ho sempre rappato sulla cassa dritta. Sì.
Prima era del cliente, poi era del pedone, ora fra solo la cassa dritta che ha sempre ragione. Eppure qualcuno aveva detto da poco che questa roba della cassa dritta sta tornando, cioè è la moda di nuova, è la nuova moda, a me sembrava strano. Moda. I rapper degli anni 80 rappavano già sulle robe house, da quando c'era Corona che faceva ti sei mangiata la ba-. Cioè è non sempre stato uguale. Oh, parliamo l'hip house nella nostra, cioè voi comunque rientrate nella mia generazione, sì, degli stessi anni. L'ondata Dargen, Crookers, Two Fingers, e poi sì, successivamente io, cioè io ho fatto un disco, i primi dischi miei avevano, il secondo forse, il primo disco l'ha venduto, aveva quasi parte preponderante, era tutta roba cazza dritta, eh. Senti una roba, adesso abbiamo parlato della musica con Fabio. Ah, ho fatto anche il pezzo, mi ero dimenticato, ho fatto il pezzo con Danti, la cassa dritta ha sempre ragione. Ah, ah certo. La cassa dritta. Quella era una bomba quel pezzo. Me lo ero dimenticato. Ma è vecchio, è 2010. È mica, no. ormai è un cool. Ormai no, è cool. No, era bello quel pezzo. Senti, io ho due domande sul testo, perché Fabio ha parlato del sound, io ho due domande anche serie. Però sì, volevo proprio un attimo dire che ho letto, ripeto, perché io sto sempre molto attento alle cose che escono scritte su internet. Ho letto tanta gente che si divideva a metà, diceva bello il primo pezzo rappato, brutto il secondo pezzo pop. Io non ho sentito del vero e proprio pop qua, cioè il genere musicale qua, a parte essere indefinito, è una roba che mi piace, quindi non riesco a definirla effettivamente, settorializzarla e metterla in qualche cassetto di un genere. Magari devono dire pop, ma poi, solo perché è pop. Guarda, perché io spero, che nel tempo si vada a perdere l'integralismo verso i generi, cioè non è che è pop uguale merda. No, esatto, noi lo diciamo dall'inizio proprio questa, il pop, la musica fatta bene è fatta bene. No, ma se togli il fatto bene, perché poi sai, nella musica c'è un pezzo che ti piace, c'è un pezzo che non ti piace, alla fine è molto più semplice di come si fa. Barlo, scusami. Io ho due domande sul testo. Mi spieghi la rima faccio piovere sul tuo vino demodé? In realtà è un'immagine, cioè non è che ha una cosa trascendentale. Piove sul vino, che il vino è da bere. Esatto, che non va già più di moda quel tuo lusso che ostenti, quella tua wave. Mi stai mettendo in bocca parole che io non voglio metterti in bocca niente, Fede. Giuro che è tremendamente sulle palle dover spiegare i testi delle canzoni. Ma infatti ci pensiamo noi. Allora, ci pensiamo noi, facciamo noi l'analisi. È come spiegare una barzelletta. Già che te la devo spiegare vuol dire che ho perso. Che ho fallito. Ho sbagliato. Capito. Ho fallito, capito? Mi dispiace, però la canzone suona. Mi dispiace. No, la domanda seria è, il discorso è, dopo tanti anni che Fede è sulla scena, io ancora prima di essere youtuber e di essere qualsiasi cosa si pensa che io sia, sentivo, Fedez è una merda, Fedez è un opportunista, è uno che usa le persone per arrivare, Fedez è una rivista, è uno col pelo sullo stomaco, passa, calpesta tutti per arrivare dove è. Vabbè, ma vuoi insultarlo ancora un po'? Aspetta. E adesso è là senza amici. E tutta questa è la grande critica che io ho sempre sentito su Fedez. Problemi con tutti mi ha fatto riportare. Beh, che non è una critica musicale, tra parentesi. No, esatto. Okay. No, però problemi con tutti mi ha fatto riportare al fatto che però in realtà lui con quasi tutte le persone con cui ha collaborato, con cui era in crew, con cui poi alla fine più o meno ci ha scazzato. Questa canzone è un po' uno sfogo, è un po' un sottolineare quella critica che si legge poi sull'internet. No, sinceramente non era, quando l'ho scritta, non ho pensato a questo. Cioè in realtà io di problemi, come tutte le persone, li ho sia di relazioni, sia invece... cioè io in questo periodo, diciamo, mi sono beccato una cosa come 10 denunce, quindi ho pensato più a quello, ti dico, visto che dovrò stare nei tribunali per un po'. Ti sei divertito, quindi... Ti sei divertito, no, a beccarti? Non mi sono divertito perché mi sembra assurdo che in una situazione in cui qualcuno cerca di dare una mano, magari bene o male, si becca pure delle denunce, quindi sono d'accordo. Su quello. Per quanto riguarda le relazioni, guarda, io non penso di dover giustificare, cioè non è una cosa, metti caso, anche se fosse che io sia una persona orribile, cambierebbe il giudizio verso ciò che faccio? Spero di no, ecco. No, anche perché dobbiamo sempre dividere il lato personale dal lato artistico, stiamo parlando di due cose totalmente diverse. Sì, ma non... Che poi lato artistico, può essere lato artistico come lato da entertainment che stai utilizzando negli ultimi tempi. No, ma poi guarda, ma no, non è... Ma no, il discorso mio era questa cosa... Io sono una prerogativa in questo periodo. Parlare di musica, io non voglio parlare più di nient'altro. Sì, sì, sì. Perché ogni volta ti denunciano, non parlo più. No, ma a parte, no, non è che...
anche nella musica, tanti degli errori che ho fatto è molte volte prestare il fianco, rispondere, accendere delle polemiche che poi non sono mai partite da me, le polemiche che sono nate, però io le ho sempre accese, poi le ho alimentate. Io ho l'esigenza in questo momento di far parlare la mia musica, basta, non ho nessun'altra esigenza. Io sono in un momento fortunato della mia vita dove potrei permettermi di non fare più nulla, di non fare più musica. E molti l'hanno pensato questa cosa, dicendo tutti quanti perché. Io perché continua, ad oggi, dico. Sì, beh, io potrei, certo. Se io facessi musica per, che non ci sarebbe niente di male, attenzione, perché solo uno per te, fa per musica anche per guadagnare, perché sì, l'ho fatto ed è giusto farlo, non c'è niente di male. Certo. Io ad oggi non ho questa esigenza e quindi voglio far parlare la mia musica, ho un'urgenza di esprimermi e di, esatto, dire delle cose. Bisogno comunicativo che stai sfogando in questo momento, che puoi permetterti di farlo nella maniera, nella forma che vuoi tu. No, ma voglio sperimentare, voglio fare delle figate, non, tra l'altro io probabilmente uscirò con un brano, cioè quando tu dici questo pezzo è quello estivo, sì, a parte che non c'è un pezzo estivo, cioè non è che non mi sono fermato a dire ok faccio la hit estiva, faccio, okay, cioè non c'è studio, cioè ti faccio capire, questo brano qui se avessi voluto fare dei numeri lo annunciavo una settimana prima, facevo il pre-save, facevo proprio per evitare questa cosa e proprio per in qualche modo, e non voglio neanche trasmetterla, cioè non mi interessa come viene percepita. Ma il lato della mia domanda musica era, e quindi il brano esce il 15, lo annuncio il 14 e vaffanculo, sì, ci sta. Poi sì, l'hai buttato fuori ed è piaciuto, poi ovviamente, quindi ti diverti, fai TikTok, fai delle cose, vabbè, ma quello poi viene dopo, non c'è problema. No, il mio discorso era, Fedez, la gente che si è fatta magari un'idea di te solo in base a quello che dicevano le altre persone con cui hai avuto beef, solo in base a quello che risultava dai media, eccetera eccetera, un po' ti pesa questa tra virgolette nomea che in qualche modo si è creata, te ne sbatti, insomma, ti dispiace, mi è pesata tantissimo. Mi è pesata tantissimo e secondo me nelle ultime cose che ho fatto si è percepito questo peso che io avevo. È vero, è vero, perché comunque c'è. Perché poi la gente sa solo quello che vede, ma non sa mai la verità. Non esiste una verità, cioè c'è una mia verità, c'è una verità che vede un altro. La verità è sempre un misto tra la verità di uno e quella dell'altro. Ma poi nella vita ci sono tantissime situazioni, a volte puoi fare la e a volte cerchi di non farla, quindi esatto, si sbaglia e non si sbaglia, chi se ne fotte. Però in realtà c'è stato veramente un accanimento per tanto tempo, ma ancora adesso, ancora adesso, al di là della musica, quindi per me questa era la domanda che mi premeva, quello, ma sì. Oltretutto non possiamo dire che il pezzo ci è piaciuto, perché sennò avremo 500.000 persone sotto che rompono ma io posso stare alla gente che mi dice cosa mi deve piacere a me, cosa non piacere a me, che ho 37 anni. A me il vino all'annacquato non mi piace, ad esempio. Però guardi, no, ti posso dare un consiglio? Guarda, visto che sono anche un po' youtuber. Ormai sì. Per esempio noi con il podcast ci danno tanti consigli, però il nostro podcast è fatto per una nostra esigenza di volerci esprimere. Esatto. Noi facciamo quello che ci pare, cioè non ci facciamo condizionare da ciò che viene scritto. Ed è una cosa che ho imparato ultimamente e che sto trasportando nella musica. Nella musica, cioè, esatto, esatto, bravo. Cioè, questo pezzo può piacere a tre persone. Sti cazzi, cioè è figo che piaccia anche a tre persone e basta. Le hit le ho fatte, magari le rifarò, magari non le rifarò. Sti cazzi, però sono sicuro, guarda, di una cosa, che farò delle cose che mi piacciono. Mi ha stupito il pezzo perché non ti avevo mai sentito con questo flow. No, sono contento, guarda, sono veramente contento. Figo. Sì, io me ne vado, ciao. 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 Ha messo giù il merda. È andato giù davvero? Ha messo giù il merda. Oh. Scusate. Dovevo fare la gag.